Grazie a voi. Facciamo una foto a Pietri e facciamo vedere anche Nicola Pietrangeli. Una sedia. Prego Nicola. Abbiamo una sedia in più. Sta arrivando, perfetto. Ottimo. Eccola, è arrivata, perfetto. Allora, buonasera a tutti. Guardate che bello. Che bel palco che abbiamo qui questa sera. Laura Biagiotti, allora il Marco Simone, io prima parlavo di sogni, parlavo di visione, il Marco Simone è frutto di un sogno, di una visione che parte veramente da molto lontano, una sfida che molti all'inizio non avrebbero, cioè, avrebbero giudicato quantomeno azzardata se non è possibile, no? Lei è stata definita dal New York Times, ancora una volta, la regina del cash. Stavamo un po' riflettendo appunto su questo, di fatto poi di golf lei ne aveva sempre frequentati, no? Golf di tipi diversi, però a un certo punto è passata da un golf di pochi centimetri a uno di 120 ettari, insomma, quindi vediamo, dovrebbe funzionare. Ce la possiamo fare, mi sentite? Vediamo, si è spento forse? Eccolo, perfetto. Eccoci. Allora, Mica, io faccio un mestiere, quello della moda, che è utopia pura. Dunque il golf ci sta benissimo. Dico sempre che questo meraviglioso angolo di campagna romana, che con mio marito Gianni Cigna, purtroppo così prematuramente scomparso, il grande condottiero, non solo del nostro gruppo, ma insomma anche di questa impresa nel golf, abbiamo pensato a un certo punto, invece del meraviglioso grano e dell'olio che facevamo, di poterlo assestare in un campo diverso. Io, una giocatrice senza pallina, nel senso che molto giovane giocavo nel campo dei Grand Jorras a Courmayeur, e poi Gianni si era appassionato anche a questo, e quindi forse, come dico io, il più grande vestito, questa land art che è stata realizzata insieme, mi piace ricordare Gin Fazio, che è stato il grande progettista di questa struttura. E non so, la moda precorre i tempi, forse anche questa struttura un po' precorso i tempi, adesso speriamo che sia arrivato il suo grande momento, e colgo questa occasione per rinnovare sentimenti veramente di stima e amicizia per tutte le persone che mi stanno intorno, il mio consiglio, naturalmente ringraziando profondamente il Presidente Ghimenti per la fiducia che ci ha concesso insieme a tutto il Consiglio federale facendo le sue. Adesso veramente dobbiamo tutti fare una grande force de frappe, come dicono i francesi, fare il sistema perché sia il nostro paese a vincere questa grande sfida che ci aspettiamo. Ma su questo argomento io preferirei passare la parola, come ha detto la nostra amica, all'altro grande visionario. E mi sta bene. Sì, È bello avere le visioni comuni. Presidente. Intanto mi voglio scusare per l'abbigliamento. Vengo da fuori. Lei mi ha invitato a venire e ho trovato tutti elegantissimi, non volevo entrare, però vabbè. Dunque, quello che mi dispiace è non riuscire a fermarmi qui con tutti voi, però sono felicissimo di essere venuto e di potervi dire qualcosa. Innanzitutto spero che voi tutti, spero tutti, e non soltanto voi, ma tutti i soci di questo club siano felicissimi di questa scelta che ha fatto la federazione. Dovesse essere diversamente, per me sarebbe una grande delusione. Vi dico perché. Perché quando siamo andati a decidere, tutti i club del Lazio, dal momento che parlavamo di Lazio, avrebbero voluto che si assegnasse a ciascuno dei pretendenti il diritto di partecipare. C'è stata una scelta che è stata fatta dall'advisor, che è
AMG, un grandissimo advisor che ha ritenuto questo campo il più idoneo, e da quel momento ci siamo messi a lavorare a questo progetto. Intanto un certo giorno mi sono alzato, ho pensato che l'Italia potesse avere la Ryder Cup, questo sogno unico che è sempre stato appannaggio dei paesi britannici, ad eccezione di una volta nel 1997, quando un grandissimo personaggio che si chiamava Patigno, che era il re dell'acciaio, riuscì in combinazione con il governo spagnolo e con il re soprattutto a farlo dirottare in Spagna. L'unica volta che la Ryder Cup non si sia svolta in un paese britannico, nel 1997. Dopodiché c'è stata questa decisione storica che anche il continente potesse alternarsi alla Gran Bretagna nel pretendere questa Ryder Cup. E a un certo punto è stata assegnata all'Europa per due momenti consecutivi, 2018 e il 2022, perché nel 2020 ovviamente si disputa, come tutti sapete, siete tutti golfisti, in America. 2018 ha prevalso la Francia sulla Germania, nel 2022 avremo 7 contendenti, tra cui l'Italia. E qui si arriva al punto che mi riguarda, cioè io mi sono messo in testa che l'Italia possa avere grosse chance per avere questo evento spettacoloso. Guardate, la Ryder Cup comporta un indotto di 300 milioni di euro. Io fra tre giorni lavorativi vado a Palazzo Chigi a chiedere, insieme a Laura e Lavinia, 110 milioni al governo per la Ryder Cup. E qui ancora di più penserete che sono pazzo. Io non sono pazzo. Poi andiamo a vedere se il governo me l'assegna. Io ho molte carte in mano e soprattutto ho accanto a me Lavinia, che considero un fenomeno, una cosa veramente unica. E questa è l'altra. Questa è la carta. Questa è la prima carta che mi gioco. Mia volontà. Che mi gioco. 110 milioni significano 110 milioni che dovranno essere garantiti dal governo e che poi dovranno essere garantiti per 12 anni, dal 2014 al 2026, per cui sono 9 milioni l'anno, e io penso che se il governo capirà quello che significa la Ryder Cup, io penso che potrebbe darci questa opportunità. Noi, e qui quando dico noi parlo di me, ma parlo di Giovanni Malgo, presidente del CONI, mio grande amico, e crediamo in un progetto per Roma che significa 2022 Ryder Cup, 2023 Mondiali di Rugby, 2024 Olimpiadi, 2025 non ci appartiene, è l'anno santo, che però è una manifestazione di Roma. Chiaramente capirete, non ci approfittiamo di tutto pur di convincere la gente. Dunque, e speriamo alla fine, quando ad ottobre dell'anno prossimo si deciderà, speriamo che la scelta cada su Roma, perché Roma è Roma, perché Roma è una città bellissima, perché noi non possiamo immaginare che Berlino
in competizione con Roma possa prevalere, non possiamo immaginare che la Catalogna, perché degli altri paesi non abbiamo molto timore, ma della Spagna e della Germania, soprattutto della Germania, voglio dire, beh sì, c'è da aver paura perché per la loro situazione economica rispetto alla nostra. Però noi abbiamo Roma, Roma è una città bellissima, e poi abbiamo prescelto questo club. Questo club è che fortunatamente ha un sindaco diverso da Marino e che... Bravissimo. Che ci dà probabilmente delle sicurezze maggiori, no, probabilmente perché Marino ha troppi impegni, come aveva le mani, come avevano altri, eccetera. Il nostro sindaco invece, molto più vicina a questa struttura, potrà essere vicino al golf e rendersi soprattutto conto che si offre a questa struttura, a questa location, di diventare celebre nel mondo. Consentitemi altre due parole perché sono importantissime. La Ryder Cup pretende delle cose quasi impossibili, perché poi possa decidere di assegnare al club candidato lo svolgimento di questo torneo unico al mondo. La Ryder Cup, a parte le richieste economiche di cui avete sentito, ritiene che poi la struttura che ospita l'evento divenga un luogo di culto per il golf, ed è così effettivamente. Cioè Valderrama viene visitato e, come tutti saprete o come alcuni di voi sanno, bisogna veramente avere dei santi in paradiso per giocare su quel campo. Noi vorremmo che venisse anche il Marco Simone, per cui vorrei vedervi veramente felici di questa scelta, perché ho dovuto, con i miei amici consiglieri, e qui ce n'è uno, è un recente grande acquisto per il nostro consiglio, Gianni Collini, che è stato presidente delle Pavoniere, un club bellissimo per tantissimi anni, che poi abbiamo sottratto alla Toscana, che abbiamo portato in federazione, e un mio grande amico vi può testimoniare che cosa è accaduto quando noi abbiamo preso unanimemente questa decisione. Motivi di sentimenti, per cui vorrei che voi capiste che al vostro club è stato assegnato, perlomeno per ora, un diciamo notevole privilegio. Per me il privilegio è essere vicino a tutti voi ed essere vicino soprattutto a queste due donne fantastiche e incomparabili. Sto concludendo, e ritrovare qui un mio amico grandissimo, ma soprattutto un mio idolo, di cui so tutto, potrei raccontarvi quasi tutti i giorni della sua vita. Tutto no, effettivamente tutto no, c'è un vizietto di cui so poco, però ama le donne. Bene, vi ringrazio molto, andiamo avanti insieme. Grazie Presidente. C'è davvero con entusiasmo, con il lavoro che dal primo giorno del suo insediamento la Federazione Italiana Golf sta facendo per questo sport, è veramente incredibile. Sindaco Urbai, si è stato chiamato in causa ovviamente dal Presidente Menti, insomma un'occasione per Guidonia. Sì. Lei vuole la storia, qui non conosce nessuno, quindi la storia di Guidonia. Ma no, la sì. Intanto partiamo da questa prima storia, che la mia mi chiama in tre giorni, esatto. Mi dice questa cosa, come tu stai prendendo in giro, ma non ci sentiamo già, lei, cuore il corso, ti ricordi, no? Dopodiché mi manda un messaggio, scrivi, mi scrivi, ti ho scritto perché io non ho tempo, poi ti rispondo,
Dopodiché il giorno dopo il messaggio dice: ce l'abbiamo fatta, ma fatta a pari che no? Queste cose nascono così, invece no. Io spero, Presidente, invece che Roma possa vincere questa competizione. Certo, io, lei ha detto prima, abbiamo la Francia e chi altri? La Germania. Io ho paura della Grecia con l'Italia, pensa a poco. Lei si afferma la Francia, Francia e Germania, noi siamo oltre la Grecia. Mi auguro che la politica italiana, una volta tanto, sappia rispondere con forza, davvero Roma sappia rispondere, e la del sindaco, qui credo che il sindaco di Roma, non credo che sia lui a scegliere questa cosa, credo che sia il governo italiano a farlo, la politica si ritrovasse almeno in questi giorni, no? Si ritrovasse in questi giorni, sia la politica romana, cominciare, che non quella nazionale, possa davvero portarci all'Italia, a Roma, alla provincia di Roma, ma a tutta l'Italia credo. Le Olimpiadi hanno fatto bene a tutte le nazioni che l'hanno ospitate. Guidonia è pronta, non era pronta per questo evento. Guidonia l'avevo progettata, io che faccio la chiesa l'avevo progettata, ma chi è venuto prima di me aveva fatto grandi passi ancora, perché Golf Club io non ero nato quando l'hanno iniziato a fare, non ero nato politico, ancora studiavo all'università, quindi qualcosa di buono a Guidonia è stato fatto, invece no, l'abbiamo fatto nel frattempo, stiamo